Sono continuate anche oggi le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì nei boschi sopra San Bernardino Verbano. Squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Verbania, affiancati da volontari e bi arrivati da tutto il BCO, hanno lavorato da terra per contenere l'avanzata del fuoco. Dal cielo hanno operato diversi mezzi aerei, Canadair, elicotteri e un Ericsson. Oltre all'acqua hanno scaricato a terra anche sostanze atte a ritardare l'avanzata delle fiamme. Tra i fronti su cui il fuoco ha agito, il versante che va verso Ciconia, quello che sale sul versante opposto e infine l'Alpe Ompio. Quest'ultima è la zona che più ha destato preoccupazione e anche l'area più antropizzata, che registra la presenza di diverse baite. Fortunatamente nessuna struttura è stata interessata dal fuoco. Le fiamme sono arrivate a lambirne alcune, ma le squadre da terra sono riuscite a contenerne l'avanzata. Solo una legnaia è stata divorata dalle fiamme. In mattinata il settore viabilità della provincia del Verbano Cusio-Ossola ha provveduto a chiudere la provinciale che sale verso le porte del Parco Nazionale Val Grande a Ciconia, dopo che una pattuglia dei carabinieri forestali che presidiava l'arteria ha segnalato la presenza di detriti scivolati dalla montagna. Sul posto, per un sopralluogo, è arrivato nel corso della giornata anche il presidente della provincia, Alessandro Lana. Sul posto pure il sindaco Assunta Rigoli, che da mercoledì sera presidia il campo base per essere informata sull'evolversi della situazione. In serata il tutto appare in miglioramento e il fronte del fuoco sembra essere sotto controllo. A preoccupare però la brezza alzatasi nel pomeriggio. Purtroppo restiamo in balia del vento e dell'estrema siccità, spiega infatti Jacopo Caretti, coordinatore AB. Si continuerà a lavorare fino a notte inoltrata, già organizzati equipaggi che lavoreranno per tutta la giornata di venerdì.